edema cerebrale è una dilatazione di un segmento arterioso dovuta per lo più a delle problematiche congenite di debolezza della parete arteriosa. Questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi non si nasce con un aneurisma cerebrale, ma si sviluppa successivamente in seguito alla debolezza di questa parete congenita che subendo gli insulti pressori determina uno sfiancamento della parete. Si forma una sorta di palloncino che diventa vieppiù più grande fino a determinare la rottura di un'emorragia che nel 50% dei casi può essere sicuramente fatale. La prevenzione non può insistere su quelli che sono dei fattori congeniti o ereditari, ma insiste su quelle che sono delle caratteristiche invece modificabili che riguardano il comportamento delle persone, dei pazienti. Innanzitutto l'elemento principale è la pressione arteriosa, l'altro elemento fondamentale è il controllo della patologia aterosclerotica e quindi dei livelli di colesterolo nel sangue, che determinano i punti di rigidità delle arterie che si possono prestare maggiormente allo sfiancamento. Ci sono poi condizioni favorenti come ad esempio il fumo di sigaretta, che è altamente associato al sanguinamento e alla rottura degli aneurismi, l'obesità, l'utilizzo di alcuni tipi di anticoncezionali e lo stress. Quindi il controllo di questi elementi può sicuramente impedire o rallentare lo sviluppo di un aneurisma laddove ci si presenti una predisposizione congenita ad averlo. La prevenzione su larga scala è impossibile da un punto di vista diagnostico, perché l'aneurisma, a meno che non si tratti di un aneurisma diciamo gigante, superiore ai 2,5 cm intracranico e quindi con un effetto massa, non dà segni, a meno che ci sia una diagnosi occasionale correlata, non so, a una cefalea, a un trauma del tutto scollegata dall'aneurisma in sé, ma che porta alla diagnosi. In quel caso è consigliabile prendere in considerazione il trattamento, che è chirurgico sicuramente, ma anche può essere endovascolare.